Ben fatto, Spyro. Ora che hai 6 talismani, la porta si aprirà. Prima che tu vada nella segreta, vorrei raccontarti di come Ripto e i suoi sono arrivati ad Avalar. Vedi, la settimana scorsa, nella tundra d'inverno, il professore stava lavorando a dei nuovi super portali. Ecco, l'ultima sfera ora è a posto. Vediamo, ci servono solo delle coordinate. Sì, tipo 22475. È il mio compleanno. No, Hunter, no. Cosa? Inutili buffoni! Perché nessuno di voi... Dove siamo? Niente draghi! Fantastico! Crash, torna a prendere le valigie! Ci fermiamo qui! Salutate il vostro nuovo re! Professore, lo spenga! Presto! Oh cielo! Oh cielo! Non vedo l'interruttore! Temo di essermi rotto gli occhiali! Crash! Attraversa il portale, idiota! Di' alle tue amiche di spargere le sfere in tutta Avalar! Presto! Subito le sfere! Ah, piccola creatura spregevole! Vi annienterò! Che pessime notizie per Avalar. Hunter, perché non l'hai inseguito? Oh, ecco, io volevo inseguirlo, ma... sbaglio o ha detto che non gli piacciono i draghi? Professore, se catturassimo apposta un drago... Sì, sì, penso di sì. Avremo bisogno di un mondo con un allineamento più adatto a intercettare simili creature. Che ne dite di barlume? Oh!
riuscita a sconfiggere quel sempliciotto, ma Gulp ti darà tanto filo da torcere. Fatti sotto, dai! Gulp, vieni subito qui! Distruggilo e fagli tanto male! Cosa? Gulp, tirami fuori di qui! Addio, drago! Che fifone! Quel riptone ha fatti abbastanza di danni. Le sue azioni mi sono costate una fortuna. Se non fosse per Spyro, sarei sul lastrico. Se Ripto fosse qui, adesso gliene canterei 4. Anzi, farei sicuramente di più. Ero campione di pugilato ai tempi dell'università. E ricordo ancora qualche mossa. Prendi questo. E questo! No! Ma tu... tu...